Per affrontare al meglio un Natale 2020 atipico, abbiamo selezionato alcune serie TV da guardare in streaming con le quali potreste tenervi compagnia durante le feste. Prima di consigliarvi le visioni più adatte al vostro Natale, però, vi ricordiamo di iscrivervi al canale di Every Eye Plus e di attivare la campanella delle notifiche. Se cercate una serie da mordi e fuggi, Tre giorni di Natale su Netflix è composta da 3 episodi e racconta la vita di Esther, Maria e Adela, impegnati a vivere tranquillamente in campagna fino all'incontro con un fuggitivo nel bosco vicino casa. L'uomo decide di affidare alle 3 ragazze la propria figlia, Valentina, chiedendole di proteggerla dall'arrivo della polizia. Le conseguenze scateneranno il classico effetto farfalla che si ripercuoterà per molti anni in avanti. Tre giorni di Natale è un prodotto originale Netflix diverso nel suo stile e nel suo genere, consigliato per chi cerca una visione leggera. Dasha & Lily mette in piedi una commedia per teenager indirizzata a chi proprio non riesce a non separarsi dalle storie romantiche. In 8 episodi di circa mezz'ora l'uno, Austin Abrams e Midori Francis vestono i panni dei protagonisti destinati a incontrarsi grazie a un quaderno recuperato in una libreria. Il loro rapporto inizialmente sarà intenso ed epistolare, fino a diventare qualcosa di molto più grande nel tempo. Una serie Netflix che strizza l'occhio ai romanzi di formazione, che può essere fruita sia da un pubblico giovanile, sia da chi non ha mai abbandonato l'idea che l'amore a Natale vinca su tutto. Anche qui siamo nel campo delle produzioni recenti di Netflix. Quest'ultima è arrivata lo scorso 27 novembre. Realizzata in Germania, Torno per Natale si basa su 3 episodi della durata di 45 minuti l'uno. Il protagonista, Basti Collinger, è un aspirante musicista che lavora in un call center di Berlino. Sperando di poter sfondare un giorno nella musica, con l'avvicinarsi del Natale iniziano le speranze di poter trascorrere le festività in serenità con la famiglia. È qui che Basti si sbaglia, perché il fratello, Niklas, ha pensato bene di presentarsi con accanto una nuova fidanzata, che però è una ex del protagonista. Grazie anche a qualche intuizione registica interessante, questa commedia riesce a strapparci qualche sorriso, oltre a intrattenerci piacevolmente per quasi 2 ore. Il 2021 sarà probabilmente l'anno della quarta stagione di Stranger Things, e se non avete ancora visto le precedenti, questo potrebbe essere il momento giusto. Ci troviamo a Hawkins, una città immaginaria dell'Indiana, nel pieno degli anni 80. Al centro della vicenda della prima stagione troviamo la sparizione del piccolo Will Byers e la comparsa di una bambina dai capelli rasati, apparentemente dotata di poteri psichici e fuggita da un laboratorio segreto. Il 12enne Mike Wheelers, con un gruppo di amici fraterni, decide di proteggere la ragazzina e i protagonisti entreranno in contatto con il sottosopra, un'oscura dimensione parallela al nostro mondo, popolata da strane creature. Nell'anno dello smart working, guardare The Office su Prime Video potrebbe essere un'esperienza davvero interessante. Composta da 9 stagioni, la serie racconta la vita all'interno di un'azienda con uno stile da falso documentario, un prodotto cult che tratteggia la realtà della vita professionale di ogni giorno. Attraverso 2 stagioni, di cui la seconda pubblicata da pochissimo su Netflix, in Natale con uno sconosciuto conoscerete un mondo fatto di genuinità e spensieratezza, ma coinvolto dai sentimenti più rispettosi e aulici. Oslo fa da sfondo alle vicende di un'infermiera che spera di poter trascorrere il Natale con qualcuno per evitare le angherie dei fratelli e dei genitori. Questo Natale ci permetterà di ricordare, nel bene e nel male, quanto siamo legati alla nostra famiglia e This Is Us non farà altro che amplificare questo concetto. La serie, scritta da Dan Fogelman, permette di entrare in un contesto familiare affascinante e sognante, con venature drammatiche costruite su un'intricata rete di flashback e flash forward. This Is Us è una serie evento per le sue capacità narrative e per la sua indubbia qualità. Le prime 4 stagioni, in attesa delle prossime, sono disponibili su Amazon Prime Video.